Ciao, sono tornata con un nuovo video e questo è il video che riguarda il secondo prodotto della mia rubrica Un mese per innamorarsi. Il prodotto in questione è questo, il prodotto della CN Eye Makeup Remover. Praticamente è uno struccante occhi che toglie il trucco waterproof. E al fiore di loto e alla seta. Il costo di questo prodotto, secondo me, se non ricordo male, si aggira sui 1,50 euro, 2 euro massimo, perché vabbè, comunque è un prodotto che si acquista alla Lidl. E questo è quanto. Che dire? Allora, vi faccio vedere, tanto per iniziare, gli ingredienti. Che a me non è che mi interessa molto, però so che magari qualcuno possa interessare. Ok, allora, inizio a parlare un pochettino di questo prodotto. Allora, non l'ho utilizzato tantissimissimo, perché questo mese non è che mi sono toccata pesantemente, però quelle volte che mi sono truccata ho provato anche a struccare l'intero viso. E come strucca non è male, sia gli occhi, e sia totalmente tutto il viso. Ho notato però una cosa, perché sto girando un sacco di una serie di video oggi e ho voluto cambiare il rossetto e avevo prima una tinta labbra. La tinta labbra ha fatto un po' fatica, però la tinta labbra fa fatica anche lo struccante bifasico un pochettino a tirarla via, quindi vabbè. La profumazione non è male. Non è una delle profumazioni più buone della mia vita, che abbia mai sentito nella tutta la mia vita, però non è malvagia. Il dosatore a pompetta. Come struccante occhi non è male. Chiaramente bisogna lasciare un attimino in posa sull'occhio e poi lo toglie senza problemi. E come struccante viso anche quello non mi è dispiaciuto. Adesso provo a struccarmi, ho il fondotinta, un po' di fard, lucida labbra, così vi faccio vedere un attimino la situazione. Non mi sono truccata troppo gli occhi pesanti, però fidatevi che il trucco lo toglie. Così almeno vedete un attimino come funziona, cioè come funziona, sapete come funziona, quanto strucca, ecco. Questa è solo una passata, eh. Questa è una passata, ho tolto praticamente quasi tutto. Adesso tolgo anche il rossetto e poi ripasso un altro dischetto per eliminare tutto. Il rossetto comunque, c'è questa lucida labbra qua, è comunque di MAC, quindi ha una buona resistenza. Ok, ho tolto praticamente tutto. Adesso prendo un altro dischetto, così tolgo i rimasugli, diciamo. Ok, c'è ancora qualche rimasuglio, però poca roba. Direi che se non si vuole spendere troppo, secondo me questo qui potrebbe essere un'ottima soluzione. Strucca, non è abbastanza delicato, non
non dà fastidio alla pelle, e quindi per 2 euro, secondo me, se non si vuole spendere delle cifre esorbitanti per uno struccante, secondo me si può fare. Certo, ci sono in commercio degli struccanti migliori di questo, però nella vita bisogna anche accontentarsi delle volte. Va bene, spero di esservi stata utile. Se avete domande, come al solito, scrivetemele giù nell'inbox che appena riesco vi rispondo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ho qualche video di acquisti da caricare, quindi state sintonizzati. Va bene, alla prossima, ciao!